Allora, 12 e 33, il tema delle tasse che non è una nostra ossessione, ma stiamo cercando di seguire quelle che sono non gli spifferi, ma le dichiarazioni di chi in questo momento ha i cordoni e quindi deciderà sul nostro futuro. Ma a parlare di tasse inevitabilmente ci porta anche al tema dell'evasione fiscale. Vi racconteremo alcune storie molto interessanti. Sono con noi in studio Antonella Boralevi, buongiorno, scrittrice e osservatrice dei costumi italiani, buongiorno e benvenuta. Grazie. L'onorevole Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, già presidente dell'INPS e professore di economia. Certo. Chi non paga le tasse in Italia? Qua non si scappa, il 47% dei cittadini o dichiara di non avere reddito e quindi è una percentuale enorme. Chi non paga le tasse in Italia, il 42,6% paga l'1,7% delle tasse versate, il 43,5 paga il 35,7, parliamo da 15 a 29 mila euro di reddito, il 13,9% versa il 62,5%. Però chi è quindi il grosso del contribuente? Scopriamo l'acqua calda. Scopriamo l'acqua calda. Però lo dobbiamo dire, stringi qui, cara regia, questo è importante. Stringi qua, perché chi paga le tasse sono il ceto medio, come dice giustamente Iacometti, cioè chi ha un reddito da 29.000 a 55.000 euro lordi. Tridico, parto da lei che ha l'esperienza di presidente dell'INPS e oggi però fa l'uomo prestato alla politica. Esattamente, ci occupiamo esattamente di fisco come presidente della Commissione Fisco al Parlamento Europeo e qui abbiamo notato una cosa straordinaria, ovvero che non solo in Italia ma in tutti i paesi europei il 47% circa della popolazione, ovvero il ceto medio, paga, fatto di pensionati, di lavoratori dipendenti, paga la maggior parte, circa i 2/3 del gettito fiscale in tutti i paesi membri. E noi cos'è che dobbiamo fare? Noi dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro, abbassare le tasse anche per le aziende, per il costo del lavoro per quelle aziende. Però siccome dobbiamo sostenere il nostro Stato sociale, la nostra spesa pubblica, da qualche parte il gettito deve arrivare. E negli ultimi 20 anni c'è stato un enorme Aspetti che la sentiamo malissimo. Osservare. Sì, no? Sì, no, ma mi interessa molto di più il vice ministro all'economia, Leo, che usa un'espressione molto forte su chi evade le tasse. Ve lo voglio far sentire un attimo. Evasione come terrorismo. L'evasione fiscale è come un macigno tipo il terrorismo. Quando abbiamo 80-100 miliardi di evasione fiscale bisogna fare un passo avanti per mettere l'amministrazione finanziaria in condizioni di poter lavorare su quel versante. E allora, professor Tridico, si sta facendo abbastanza per combattere questa piaga che il vice ministro Leo chiama terrorismo? Ma in Italia, ne sono stato protagonista negli ultimi 5 anni, l'evasione fiscale e contributiva è diminuita esattamente perché abbiamo fatto un lavoro di incrocio dati tra INPS e Agenzia delle Entrate, quindi soprattutto fatturazione elettronica, incrocio dati, e questo ha funzionato molto, per questo oggi stiamo vedendo una riduzione da 100 miliardi a 80 miliardi, contributo anche dei pagamenti elettronici. A livello globale, tuttavia, il problema è ancora più grande, abbiamo 5 trilioni di dollari che nel mondo le grandi aziende, soprattutto che si incorporano dentro le cosiddette shell company, cioè con residenze nei paradisi fiscali, evadono, anzi meglio dire, fanno tax avoidance, cioè evitano di pagare tasse per 5 trilioni di dollari mettendo le loro ricchezze in paradisi fiscali. Purtroppo diversi paradisi fiscali ce l'abbiamo anche in Europa, 5 dei 10 top paradisi fiscali sono in Europa e sono abbastanza noti, ma l'Europa non li conteggia come paradisi fiscali. Su questo stiamo lavorando. Per questo è anche importante questa tassa. Diciamo che quello più noto critico è il Lussemburgo, no? Il Lussemburgo è uno di quei paesi. Lussemburgo, l'Olanda, l'Irlanda, la Svizzera che stessa. Che infatti è il paese più ricco d'Europa. Il Lussemburgo è il paese più ricco d'Europa. Esattamente. Ora il punto è avere una tassa sui super ricchi, che vuol dire una tassa del 2% secondo la proposta del G20, a livello europeo, non solo in Italia certamente, a livello europeo, è su questo che stiamo lavorando, vuol dire drenare circa 300 miliardi di euro all'anno in Europa, molto più del PNRR in più. E questo sarebbe
di aggredire non solo non le case o i cittadini, ma aggredirebbe, come dire, grandi aziende, grandi corporation, oppure individui che si comportano come aziende. Voi sapete che oggi ci sono grandi investitori del web, grandi investitori del digitale, che si comportano come se fossero grandi aziende, ma non hanno dipendenti. Quei dipendenti quindi non costituiscono la base imponibile, che non ci sono, non costituiscono la base imponibile per tassare. Noi tassiamo soltanto i dipendenti. Allora è importante cominciare a tassare anche le ricchezze di questi miliardari, da cui si potrebbe avere un importante gettito per... Quella, diciamo, dice Tridico, per... è la grande evasione fiscale, dove possiamo andare a colpire e a prenderli. Grazie a Antonella Boralevi, l'amore può succedere, Baldini e Castoldi, grazie a Iacometti e al professor Tridico.